tutte le pigne spignolate. Maestra pigna, fantastico! Ciao amico, ti avevo già visto, soltanto volevo cercare di capire quello che stava succedendo. Come dove? All'interno del mio libro, sì, sto leggendo un libro fantapignoso e si chiama L'isola del tesoro. Lo conosci? Però non voglio raccontartelo perché ci metterei una giornata intera per raccontartelo. Piuttosto, mi viene in mente una frase che diceva un vecchio gnomo scrittore. Sì, diceva che scrivere è la terra di mezzo tra leggere e vivere. La terra di mezzo tra leggere e vivere è lo scrivere. Chissà che cosa voleva dire. Cerchiamo di capirlo insieme. Allora, facciamo finta che leggere e vivere siano due regni. Nel regno del leggere accadono delle cose fantapignose che non possono accadere nella verità. Insomma, favole fantastiche, fiabe incredibili, storie avventurose. Nel regno del vivere accadono delle cose non così meravigliose, cose che accadono veramente tutti i giorni: lavarsi, mangiare, vestirsi. Nella terra di mezzo che c'è tra questi due regni c'è la terra dello scrivere, dove accadono delle cose un po' meravigliose che possono veramente accadere. E quindi forse lo gnomo scrittore voleva dire questo, voleva dire che scrivendo un libro le cose fantastiche che scrivi possono accadere un po'. Tu hai capito qualcosa? Non molto, ma neanche io, sai. In questi casi, quando non si capisce, la cosa migliore è fare. Già, voglio scrivere un bel libro, è quello che farò. Ma ovviamente non qui, al chiosco. Ci vediamo là. Una boccetta. Una sola boccetta. Questa pozione è così potente che dalla distillazione sono riuscita ad ottenere solo questo. Ma vorrà dire che dovrò metterla bene a frutto. Al lavoro, striga varana. Eccolo qui, il segnalibrum scritto factum, che contiene in sé l'antica formula così sia scritto, così sia fatto. Inserito in un quaderno in cui qualcuno stia scrivendo una storia, ha il potere di far avverare tutto quello che viene scritto. Abisce sì che. Adesso si presenta il mio solito problema. Su chi lo provo? Chi sarà la mia cavia? Lo sciocco folletto, senza dubbi. È sempre lì che scribacchia qualcosa. In caccia, striga varana. Eccolo qua, ho trovato il quaderno che mi aveva regalato Linfa. Acci pignoletta, un quaderno nuovo, tutto bianco. Guardalo bene, amico, perché questo è un libro che deve essere scritto. E quindi posso cominciare, tanto ancora non vedo clienti in arrivo. Niente paura, mio buon folletto, ti ruberò pochissimo tempo. Vedo che stai scrivendo e questo per me è sempre un atto quasi magico da non disturbare. Dunque, mi servirebbe una bottiglia di pioggia latte, la colombella e io andiamo sul prato della radura delle betulle a fare merenda. Nessun disturbo, Balia Bea. Sono o non sono un folletto bibitiere? Ecco qua, la bottiglia di pioggia latte. Grazie, a dopo. Sparite! Tanto i miei fulmini corrono più veloci di voi! Oh, incredibile, vergognoso! Ma questi gnometti bambini non hanno paura neanche delle streghe! Strega varana, che cosa hanno fatto gli gnometti?
Non sono affari tuoi, sciocca creatura. Cosa vedo? Il folletto sta scrivendo. Lasciami indovinare, una storia insulsa, mielosa, noiosa, vero? Ah beh, allora posso sbolognare a te questo segnalibro che quei temerari gnometti volevano propormi in cambio di un'offerta per non so quali alberi da salvare. Un segnalibro? Già, e allora? Per il tuo nuovo mestiere, no? Beh, adesso si potrà avere una scivolizia? O forse il folletto scrittore non si degna? Strega Varana, io sono innanzitutto uno scrittore di bibite. E quindi ti verso subito un bicchiere di scivolizia fresca, però mi dispiace i vermi. Insomma, li ho finiti. Piuttosto grazie. Grazie del segnalibro. E adesso arriverà qualcun altro ad interrompermi? Nessuno. Posso cominciare a scrivere. Sì, ma che cosa scrivo? Ecco, Acipigna, succede sempre così. Ti metti a scrivere qualcosa e quando arriva il momento giusto, puff, le idee se ne vanno via, come bestioline. Ah, per fortuna ricordo la filastrocca di linfa. La filastrocca della pagina bianca potrebbe aiutarmi. Vuoto che è pieno, pieno che manca. Tutte le storie che si scriveranno ci sono già nella pagina bianca, tutte invisibili, tutte ci stanno. Ci sono favole, ci sono rime, tutte le pagine sono le prime. Ma dopo un'onda c'è un'altra onda. Pagine bianche di un mare di carta. Dopo la prima c'è la seconda, dopo la terza la quarta. Ma certo, la filastrocca parla chiaro, posso cominciare con qualsiasi cosa e siccome stavo leggendo Il tesoro dei pirati, comincerò a scrivere un'avventura di piratesse. Sì, allora. C'era una volta una principessa pirata di nome Odessian. Odessian, che era bellissima nonostante le mancasse una mano e un occhio. Sì, che senza una mano e senza un occhio non osavo sperare tanto. E adesso non mi resta che verificare che il segnalibro funzioni. Viaggiava sempre con il suo nostromo Ballacannone. Ballacannone. E la principessa Odessian solcava tutti i mari, sì, i mari, solcava i mari e assaliva tutte le navi, fin quando un giorno arrivò su un'isola. Vedi niente? No, capitano! Una cozza di niente! Bestiona! Arrampicati più su, Ma io posso anche arrampicarmi più su, ma i rami sono sottilissimi! Senti, Nostromo, io devo sapere se in questa dannata isola c'è o non c'è il mare! Qui non si vede il mare, capitana! Soltanto bosco! Posso provare ad arrampicarmi un po' più su e... no! Per tutte le cozze! Tirati su, no? Bestiona, quante storie! Storie? Ma capitana, sono caduta da un albero alto 70 braccia! Senti, io devo sapere se in questa isola c'è il mare oppure no! E tu non sei servita a niente! Ma capitana, forse questa non è un'isola? E quindi non c'è il mare? Se dici un'altra volta, ti infilzo come un tardo! E non lo dirò più! Adesso cosa facciamo? Facciamo che... Spostati! Sento col mio fiuto infallibile che il mare è da quella parte!
E allora via, prendi la bandiera pirata e andiamo! Capitana, noi non abbiamo la bandiera pirata! E allora noi che cosa sventoliamo? Vedo un drappo da merende! Beh, sventoliamo quello, forza! Sì. 15 uomini, 15 uomini e due donne sulla cassa del morto. Ubbisci sicché aggrovigliate. Il segnalibrum scritto factum funziona davvero. Tutto quello che viene scritto con quel segnalibro tra le pagine si avvera. Ed io ho ancora così tante gocce di pozione da preparare almeno altri 10 segnalibri. Ah, io diventerò la regina del Fantabasco! E così la bella Odessian e la sua nostroma Ballacannone lasciarono la radura seguendo il loro fiuto che le portava al mare. Cipignoletta, amico, che fatica a scrivere le storie. Però è anche meraviglioso. Sì, perché vivi in un altro regno, in un altro mondo. È come se tu vivessi il mondo della storia che stai scrivendo. Giri le sue vie, le sue piazze, esplori i suoi boschetti. Insomma, è come stare al Fantabosco. E possono farlo tutti, anche tu. Basta prendere una penna, mettersi seduti davanti ad un quaderno e cominciare a scriversi qualsiasi cosa. Ad esempio, in un posto lontano, un giorno... Ehi, dell'isola! C'è nessuno? Eccone qui uno, capitana! Tu, dell'isola, dici dov'è il mare? Che cos'è? Ti si è seccata la lingua per caso? Ma voi siete... E va bene, Zappaterra, ti dirò io chi siamo noi. Io sono Odessian, principessa pirata, terrore dei mari. E io sono Ballacannona, la sua nostrama. Lo vedi questo? Serve a sbucciare come mandarini di Zappaterri che mancano di rispetto alla mia capitana! Riprenditi, oste! E questa ha tutta l'aria di essere una taverna, eh? E allora servici subito 2 bottiglie di rum! Sì! Sì, signora capitana... D'accordo, solo che in questa taverna io ho terminato il rum. Però posso farvi assaggiare una delle mie specialità, il tiramisù. Va bene. Portaci 2 fiaschi di quella brodaglia! Cipignoletta, amico. Ma hai visto che cosa è successo? È incredibile. È come se... le cose che io ho scritto si fossero veramente avverate. Ci deve essere sotto una stregoneria. Sai una cosa? Se c'è una stregoneria sotto, significa che c'è sotto lo zampino di Strega Varana. Allora pensa, Milo Cotogno, quando è stata l'ultima volta che hai visto Strega Varana? Ah certo, poco fa è venuta qui al mio chiosco. E che cosa mi ha dato? Oh, allora, ci porti da bere, sì o no? Sì, eccomi, ecco a voi le vostre brodaglie. Ma certo, il segnalibro. Strega Varana prima mi ha regalato questo segnalibro, è sicuramente stregato. Già, e Strega Varana mi ha usato come cavia per sperimentare qualche stregoneria. E la stregoneria funziona, e come se funziona. Già, dobbiamo assolutamente fermare questo incantesimo. È molto pericoloso. Però, se questo segnalibro serve per far avverare
le cose che si scrivono, io forse so come fermarlo. Ma certo, scriverò subito un'altra storia e scriverò... Zappaterra! Bene, abbiamo bevuto ed ora partiamo! Allora, sarà meglio che tu ci dica da che parte è il mare. Veramente su quest'isola non... Ma guarda qui che bel mandarino da sbucciare abbiamo! Il mare! Certo, il mare, avete detto il mare. Ma sì, certo, il mare... Il mare è da quella parte. Mille passi, passo più, passo meno, sì. Bene! Allora noi andremo e quando torneremo con loro ti pagheremo, e tu? Sarà meglio che ci prepari... Due casse con 100 bottiglie di quella brodaglia. Com'è che si chiama? Tirami super. Tirami super. Beh, ma è buffo però. Acci pignoletta, amico. Hai visto quello che è successo? Devo assolutamente scrivere non una storia, ma due storie nuove. La prima servirà per... per cercare di convincere Strega Varana a disfare il suo incantesimo. E la storia la intitolerò... la intitolerò... Storia della strega fiorita Varana Flor. Sì, e parlerà di una strega che, come tutte le streghe, odiava i fiori. Ma un bel giorno... Piscia secche! Cosa ci fanno qui tutti questi fiori? Oh, scorpioni e tarantole, ma questa è una stregoneria ostile, ma chi può aver osato? Qualche strega mia nemica? Ma io non ho nemici, non ora almeno. E allora chi può essere stato qualche buono? Qualcuno a cui ho fatto qualche sottileggio? No. Milo Cotugno, ma come ha fatto a capire? Dannati fiori! E insomma, tutto pieno di fiori. Punto. E la storia della strega fiorita Varana Flor è terminata. E se questo segnalibro funziona veramente, beh, tra poco dovrei ricevere qualche visita. Ma adesso andiamo avanti. Devo scrivere la storia che servirà per far tornare, come erano prima, le mie due vecchie amiche. Già. Posso scrivere un nuovo capitolo della storia che stavo scrivendo prima, quella delle principesse pirata. Ti ricordi? Allora, scriverò Il ritorno della principessa. Allora, passarono gli anni e la vita dei corsari venne a noia alla valorosa Odessian, che decise così di tornare al natio Fantabosco, riportando con sé il suo nostromo Balla Cannone, che tornò ad essere la sua amata Balia Bea. Tu, vile insulsa creatura, come hai osato? Ho osato, strega Varana. Tu me ne hai dato il potere. E visto che adesso questo segnalibro è nelle mie mani, ma che dico? Tra le mie pagine, adesso tu fai quello che ti dico. Se hai costruito dei segnalibro come questi, li andrai tutti a prendere e li porterai qua. Dopodiché farai in modo di togliere loro la stregoneria che hai fatto e poi prometterai sul tuo onore di non costruirne mai più. Ah sì? Altrimenti niente. Vorrà dire che continuerò a scrivere un capitolo o più capitoli di una storia che mi piace moltissimo. Si chiama La storia della strega fiorita Varana Flor. Molto divertente, sai? E volevo scrivere di una cascata di violette che crescono al posto dei capelli.
Ti piacciono le violette? Va bene, folletto, hai vinto. Tu farò come dici, purché tu ripulisca l'antro da quella spazzatura profumata. Oh, Milo, questa storia delle violette che crescono al posto dei capelli è bellissima. Sì, ma niente di particolare, è soltanto una storia che stavo scrivendo. E quali altre notizie dai mondi di fiaba, buon folletto? Bellissime notizie, Bagliabea. È stata appena smascherata una stregoneria molto pericolosa e strega varana. E io, tra poco vi consegneremo dei segnalibro molto particolari che andranno custoditi nei sotterranei corazzati delle magie pericolose. Vero, strega varana? Vai a prenderli? Oh, Milo, questa storia ha l'aria di essere succulenta e bellissima. Raccontacela. Sì, sì, vi racconto tutto prima di subito. Ma adesso devo togliermi un peso. Sì. Bagliabea, questo segnalibro è una di quelle magie pericolose che ti stavo dicendo. Custodiscilo con cura, altrimenti potrebbe trasformarti in un feroce pirata. Oh, santa cicorietta mai sia. E adesso servitevi da bere. Tra un pignuto vi racconto tutto. Ah, cipignoletta, amico. Hai visto che guaio quando le storie, accadono troppo davvero? Già. Intendiamoci, le storie sono belle, sono utili. Anzi, sono proprio indispensabili alla vita. E le cose che raccontano, accadono davvero in qualche modo, in qualche mondo. Ad esempio nei mondi di fiaba, nei fantaboschi della fantasia, come qui al Fantabosco. Però nella realtà bisogna stare con gli occhi bene aperti. Tu a città laggiù devi stare attento che qualche scrittore delle fiabe non ti stia scrivendo la vita. Già, se invece vuoi ascoltare delle fiabe sincere, leali, semplici, che non vogliono trasformarti in quello che non sei, la strada la conosci. È quella che porta al Fantabosco della Melevisione. E quindi ti aspettiamo. Torna a trovarci. Ciao, presto. Allora, stavo scrivendo una storia.